Io sono stato senza dire il nome da una famiglia tempo fa a mangiare, hanno fatto tanta roba. Adesso mi viene fatto. Hanno fatto tanta roba tutta sbagliata. Gli antipasti, quella merdaccia sopra che ho, scusate la parola, con tutta quella robaccia marmellata con coso, con tutti i mischiano, tutta quella robaccia. Dopo, tante volte ti fanno la pasta, il sugo e non vale un cavolo. Tutto c'è, men che buono. Dopo 7, 8, 10 vivande, tutto un fricandò, tu mangi in sé qui che mangi. Invece, io gliel'ho detto a sta famiglia, perché sono parenti miei, gliel'ho potuto dire. Io vi ringrazio, vi ammiro di tutto, dico, saprete da stamattina fatica, chissà quanto avrete faticato. Dico, ma chi ve lo fa fare tutta questa fatica? Tutta questa fatica. Non c'è bisogno di fare tutte queste vivande, perché il corpo è un solo. Dove la metti? E antipasti, antiquil, tutte queste crede. Quando tu hai fatto una bella pasta asciutta, ma buona però, col sugo, coi rigai di pollo, con quel che ti pare, alla carbonara, alla legnaiola, fattala come ti pare. Io ne ho mangiata poca perché la pasta era cruda. E il sugo era un pomodoro e basta. Dentro, secondo me, non c'era nient'altro. Allora, più la pasta, mangio un bocondo pomodoro in fischione, no? Che è? Dunque, hanno fatto quello, e poi hanno fatto quell'altro, e poi hanno fatto tutta roba che non valeva un cazzo. E hanno faticato tutto il giorno. Dico, ma un'altra volta, dico, non le fa tante faticate. Poi come vi pare, ognuno fa questa a casa sua. Dico, ma un po' che hanno accertato anche voi altri. A fare tutte queste cucine, dico, tutta stamattina avrei faticato. Ma chi vorrà? Bella roba che è avanzata, perché? Prima di tutto gli antipasti, ma vuoi mangiare l'antipasto? Ma vuoi mangiare 3-4 crostini e dopo mi leva l'appetito e il gusto della pasta asciuttana. Dunque, vabbè, e ognuno farà quel che pare. Ma volevo dire, ho detto, ma quando hai fatto una bella pasta asciutta buona veramente? Io invece che mangiare mezzo piattino, mangiavo due piatti, mangiavo. E sì, due. Invece che tutta sta roba, ci piamme una bella bistecca per uno, una sforchettata di erba, qualche. Non faticavi tanto, stamme bene e mi riempite la pancia. Invece tutta porcheria, tutti qui intrugli, tutti. Anche lo stomaco riceve tutta sta roba, dice, ma da che paese è nato il padrone dello stomaco, dirà. Insomma, fate poco, ma che quel poco sia molto. Ridici in tante cose. Ridici in tante cose.